Ciao amiche di Trucco, ben trovate, come state? Allora, sono un po' di giorni che non giro video, non ho avuto né tanto tempo, scusate, nemmeno tanta voglia, tanto entusiasmo. Io giro sempre di solito così, proprio di getto, lo sapete. Però è così, insomma, anche per le cose che amiamo di più, a volte è bene di staccarsi un pochino per poi ritrovare un nuovo entusiasmo, e per me è così per il canale. Allora, What's in my bag? Ho girato qualche video, outfit allo specchio, avevo mostrato la borsa in uso in questo periodo e vi avevo chiesto appunto se vi interessava un What's in my bag. La richiesta ha avuto, insomma, risposte positive, quindi eccomi qui. Però prima di iniziare con il What's in my bag, volevo fare due chiacchierine, che riguardano lo smalto. Allora, lo smalto che indosso in questo momento l'ho messo stamattina ed è questo meraviglioso smalto di questo meraviglioso colore di Bella Oggi, che è il numero 41 Madame, bellissimo. Sapete che io e Bella Oggi li amo veramente alla follia, mi piacciono tantissimo come smalti, per me sono sempre una garanzia e come colore e come prestazione sull'unghia. Non mi riferisco alla durata, ma proprio al risultato estetico sull'unghia. Allora, ho le unghie devastatissime in questo periodo, iper sfaldate, quindi le ho dovute accorciare di brutto. Faccio spesso impacchi e cose così, insomma, per aiutare un attimino a risollevarsi. Però ecco, e proprio per questo motivo ho fatto un paio d'acquisti da Acquestapone, sempre riguardanti appunto i trattamenti per le unghie. E ho trovato questi due nuovi prodotti, nuovi per me perché io non li ho mai visti. Allora, sono questa base qui, trattamento filler rivitalizzante, questa, e questo qui che è il Booster Effect base e top coat rinforzante all in one, questo, con questo effetto azzurrino. Allora, già ieri avevo tolto lo smalto e non avevo fatto in tempo a fare la manicure, però di solito io, se non faccio in tempo a fare la manicure, diciamo completa, cerco di limare bene le unghie, di dare una bella forma regolare all'unghia, di idratare bene la cuticola, poi ci metto la base e per me sono a posto così. E come base ieri appunto avevo messo questa qui, soltanto che insomma, avendo queste unghie parecchio sfaldate, sull'indice mi era proprio saltato un pezzettino di unghia sfaldata, quindi sono andata un pochino a lisciarla per eliminare, diciamo, lo scalino che sicuramente mi avrebbe fatto saltare a tempo di record lo smalto, e ho fatto un'altra passata con questo smalto, sempre con questa base. Allora, per quanto riguarda l'effetto rivitalizzante, non so dirvi niente perché appunto è un nuovo acquisto. Per quanto riguarda la resa estetica, è molto 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 carino. Infatti quasi quasi stamattina volevo lasciarle così le unghie, però vabbè, poi avevo voglia di colore e quindi sono finita per mettere quello lì. Fa veramente un bell'effetto, perché questo effetto lattiginoso con due passate si nota e viene questa manicure, diciamo, stile sposina. Rimane comunque molto molto lucido, anche appunto applicando solo questo senza mettere top coat. E insomma, mi è piaciuto molto. Deludentissimo invece questo prodotto qui. Io l'ho usato come top coat, e di solito io quando faccio la manicure per me è un momento di sano relax, quindi mi prendo tutto il tempo, mi faccio la manicure, poi magari o mi metto a leggere o a vedere un video o a vedere qualcosa in TV, e quindi mi prendo tutto il tempo per farla asciugare per bene. Quindi ho aspettato, appena ho fatto la manicure mi ha chiamato una mia amica e quindi siamo stati un bel po' al telefono, quindi gli ho dato un bel po' di tempo. Poi ho iniziato a farmi le mie varie faccende, e per idratare le mani ho messo un po' di olio di ricino e mi ero infilata dei guantini tipo quelli in plastichina fina, insomma quelli che capitano anche, stanno anche dentro, diciamo, le tinte, ecco, questi fini fini, non quelli proprio specifici per le pulizie. Mi sono ritrovata praticamente tutte le unghie stampate. Avete presente quando un tempo, insomma, si andava a letto con la manicure e si stampavano tutte la trama delle lenzuola? Stessa cosa. Quindi vabbè, prima, appena chiudo il video mi faccio una passata di queste, perché uno non le posso vedere e due non mi va di rifare tutto quanto da capo. Quindi questo soltanto per dirvi, per darvi una primissima impressione su questi due prodottini, anche perché lo sapete, gli smalti sono una mia passione, quindi mi fa sempre piacere parlarne.
Allora, passiamo al tema centrale del video, ovvero il What's in my bag. Appunto, ho girato ultimamente un paio di video di outfit allo specchio, in cui vi mostravo un pochino come ero acchittata e vi mostravo appunto anche gli accessori. Ho fatto vedere la borsa e vi ho chiesto appunto se vi interessava un What's in my bag. La domanda ha ricevuto delle risposte positive e quindi io sono felice di farci un video dedicato. Allora, la borsa che ho in uso in questo periodo è questa borsa qui della marca A Bacino. Allora, io non sono solita cambiare, l'ho detto anche nei video scorsi, non sono solita cambiare borsa ogni giorno a seconda di come sono vestita. Sinceramente compro sempre borse di colori neutri che poi mi si vanno ad adattare a vari outfit, quindi che sono, diciamo, modelli e colori versatili, di modo che appunto io non debba stare dietro a questi cambi frequenti, perché veramente non ce la faccio, a meno che insomma non ho un'occasione particolare, ma questo capita abbastanza raramente, quindi mi vado a scegliere una borsa specifica per l'outfit che decido di indossare per quell'occasione. Allora, questa borsa qui la acquistai da Coin, questa marca la scoprì qualche anno fa, 4-5 anni fa, su Showroom Privé, che è un sito insomma dove propongono marchi che mettono in saldo le cose, mi ero presa due portafogli a un prezzo scontatissimo con i quali mi trovai bene. E quindi quando l'ho rivista da Queen e quando ho visto che stava in saldo per questa borsa, un colpo di fulmine, ho deciso di acquistarla perché mi è piaciuto tantissimo il colore, appunto versatilissimo. Mi piaceva appunto che fosse questo taupe e anche un pochino satinato, che va a fare il contrasto con i manici e con la tracolla, e mi è piaciuto tantissimo il modello e anche la dimensione, perché quello che mi colpisce particolarmente in una borsa non è soltanto, diciamo, il lato estetico, che conta sicuramente, ma soprattutto negli ultimi anni, tanti anni, è diciamo la funzionalità della borsa, ovvero come è strutturata all'interno, perché a me piace avere le cose pratiche, mi piace che apro la borsa, quello che cerco ce l'ho veramente a portata di mano. E questo. Allora, poi vabbè, mi piacevano i dettagli perché per esempio sulla cerniera ha questo cordino qui con questa placchetta dove è sempre riportato il nome, ha i due manici, ha la tracolla, io solitamente la porto a tracolla, insomma. Mi trovo meglio perché andando in giro con i bambini e spesso, essendo carica come un mulo, la metto a tracolla e sto a posto. La dimensione mi piace tantissimo perché c'entra il necessario che devo portare con me, quindi non è mai pesante, nonostante ci sia tutto quello che vi faccio vedere. E niente, mi ci trovo bene, la uso, ecco. Allora, vi faccio vedere appunto com'è strutturata. Allora, nella parte posteriore ha una cerniera e io solitamente qui metto, vabbè, adesso non ci sono, metto le chiavi di casa e della macchina, in modo che appunto ce l'ho a portata di mano. Poi dentro ha una classica chiusura, e qui dentro solitamente tengo il portafoglio perché io sono una malfidata che la metà basta, e poi nella parte anteriore praticamente ha queste tasche così. E qui di solito da questa parte qui io vado a mettere il cellulare e ce l'ho veramente a portata di mano, cioè apro la borsa e il cellulare sta lì. Poi c'è questa piccolina, questa insegnatura piccolina dove metto la penna, e quest'altra. Vi faccio vedere che cosa ci porto. Solitamente porto i miei prodottini di bellezza, alcuni dei miei prodottini di bellezza, ovvero porta rossetto. Questo l'ho preso qualche anno fa da Tiger, vediamo che rossetto c'è all'interno. C'è questo qui di Essence che vi ho fatto vedere in un video, che è il Matte 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 numero 03, che è un rossetto che personalmente, se adesso lo togliamo, che personalmente mi ha veramente delusa. Lo portavo qualche giorno fa, però è sempre da ritoccare, non si stende bene, va via alla velocità della luce, perché era uscita da sola, quindi cioè, stavo zitta, non ho mangiato né niente, mi guardavo nello specchietto della macchina nelle varie volte, insomma, facevo commissione, risalivo in macchina e in poco tempo veramente andava via, soprattutto con questa parte qua, quindi da
lì, lo riapplicavo e via. Invece, quest'altro prodotto qui che uso spessissimo e vi ho fatto vedere anche più di una volta, è un prodottino che ho comprato da Kiko un po' di tempo fa ad un prezzo veramente irrisorio, e questo sì che è veramente una garanzia. A parte che a me piacciono tantissimo i rossetti con lo stiletto così fino, il colore è stupendo, nude veramente bellissimo, una texture altrettanto stupenda. Io lo stendo tranquillamente senza matita e mi piace tantissimo. Infatti, appunto, vedete che è un prodotto che porto dietro con me. C'è anche una matita perché col rossetto di Essence avevo abbinato la 315 di queste qui di Kiko. Poi due cremine mani. Ah, c'è anche un'altra matita che dovrei mettere a posto. Una delle mie preferite di Y con la numero 0, la numero 10. Poi vediamo un po', perché oggi l'ho riordinata, però in questa taschina non sono andata a mettere a fare ordine. Vabbè, ho un moschettone che può sempre tornare utile, lo lascio qui. Poi queste due cremine mani, questa qui della Sien, che mi piace tantissimo, costa pochissimo, 99 centesimi. Una l'ho già finita, ho preso l'altra variante, che non mi ricordo che profumazione è, questa è alla lavanda, credo, sì, Milk e lavanda, latte e lavanda. E mi piace tanto, anche se l'inci non è dei migliori, insomma. Quantomeno così mi ha detto mio fratello, eravamo insieme, ha detto che c'è la crema per le mani, sì, ho questa, ma questa contiene non mi ricordo che cosa. Vabbè, ma lo sapete che io non sono una fanatica dell'inci, sinceramente, se posso bene, se no non me ne faccio un problema. E poi ho questa qui di Clarins piccolina che avevo trovato da Limoni un po' di tempo fa, 30 ml, questa è molto buona, l'ho usata poco perché sto finendo l'altra, però questa mi piace comunque portarla con me. E quindi questo. Le matite le vado a riporre. Poi 800 pacchetti di, anzi le ho tolte perché prima le ho risistemata la borsa e ho fatto il cambio portafoglio, che poi vi faccio vedere. Vabbè, e quindi non vi dico quanti ne avevo con me, ecco appunto un altro. Ho lasciato quelli che sono addirittura d'arrivo. Poi ho le salviette umide immancabili in borsa. Preferisco quelle, prima portavo sempre tipo la mucchina. Però sinceramente sia per me che per i bambini specialmente preferisco portare le salviette perché se ti sporchi, cioè ti pulisci proprio oltre, diciamo, al disinfettarsi. Poi ho un tipo, non è un'agendina, è proprio un libricino perché ha così le pagine proprio bianche e solitamente quando devo fare qualche giro, non la porto sempre perché non sono una fissata delle agende, la porto più che altro se devo andare in giro, se mi serve di prendere qualche appunto, magari so, qualche visita o cose così. Poi, immancabile, ve l'ho detto anche nel video scorso, un libro, e vi avevo fatto vedere questo qui di Bachman, l'uomo che metteva in ordine il mondo, che sto leggendo, sono più o meno a metà, e mi piace. Poi porto quest'altra pochettina qui che è veramente la pochette immancabile nella mia borsa. L'ho presi anni e anni fa da H&M, tipo a 2-3 euro. Si è anche un pochettino rovinata, però comunque mi piace sempre perché è di questo dorato rosato bellino ed è della dimensione perfetta per contenere tutto quello che è ritengo necessario, insomma, e quindi ho, vabbè, non tiro tutto fuori, comunque ho dei cerotti, le salviette, vabbè, questa perché l'avevo già aperta, questa qui del Lidl, le salviette per pulire gli occhiali, ho uno specchiettino, questo qui dell'erbolario che avevo trovato col profumo Iris, ho questi coprivater che ho preso da Tiger, non si sa mai, insomma, cerco di non andare ai bagni pubblici perché, per carità, però con i bambini può succedere. Una limetta per le unghie, questa piccolina di Essence, vabbè, i documenti, poi ho le salviette, non le tiro fuori se no faccio un casino, le salviette quelle assorbisebo della Kiko, io sinceramente preferisco mille volte di più portare queste anziché la cipria. Ho varie carte, tessere, quelle fedeltà che uso magari meno, diciamo quelle che non metto nel portafoglio, perché in portafoglio tengo proprio quelle che uso quasi, non dico quotidianamente, ma quasi, e qua tengo il resto. Ho questi due prodotti labbra di Clarins,
ovvero l'Instant Light, questi qua, questi balsami colorati buonissimi, e questo glossino che poi mi è quasi finito, peccatissimo, di Clarins, che ho sempre trovato in un kit che è favoloso, veramente favoloso. Io non so girare senza prodotti labbra. Ho questo qui della Blistex che uso anche per i bambini. L'incino, lo so, ce lo facciamo andare bene, vabbè, lo applico veramente raramente. E questo prodotto qui per idratare le cuticole, perché lo sapete che io sono strafissata con le cuticole, devono essere idratate. Ed una serie, non dico infinita, ma quasi di campioncini di profumo. Ce n'ho anche qualcun altro, il Guerlain, queste di Givenchy, il Narciso, il Richmond, insomma li porto sempre dietro perché se sto fuori più tempo, insomma mi piace andare a rinnovare il profumo, sono fissata, lo so. E ce n'ho aggiunto anche qualcun altro perché non si sa mai. Infine il portafoglio. Allora ne portavo, erano mesi che insomma io lo cambio raramente e vi dico la verità, io ho solo due portafogli, ma veramente da tanti tanti anni, perché non sono una fissata del cambio portafogli sinceramente. Poi sono anche, come con la borsa, forse ancora di più, sono molto molto abitudinaria. Quindi è difficile che lo cambio. Fino ad oggi praticamente ne portavo uno più piccolino della P-Quadro che acquistai più di 11 anni fa a Bologna, dove ho scoperto appunto il marchio P-Quadro. C'era un negozio sotto, praticamente sotto l'atelier dove ho acquistato il mio abito da sposa. Ebbene sì, l'ho preso a Bologna perché ero in fissa pazzesca per il marchio Le Spose di Joe e qui a Roma non c'è. E quindi mentre aspettavo che mi facessero delle modifiche con mio marito abbiamo fatto un giro là, ci eravamo presi i portafogliettini piccolini uguali con le tracolline. E poi il secondo portafoglio che possiedo è questo qui, che credo poi di avervi fatto vedere anche in qualche altro vecchio What's in My Bag. Questo è Didi Bridge, ha uno scatafascio di anni, perché pensate che questo portafoglio qui in realtà non lo acquistai per me ma per mia mamma. Non l'ha mai usato perché secondo lei era troppo grande come dimensione, lei ha sempre preferisce portafogli più piccoli. Considerate che io devo fare quasi 42 anni, avevo sì e no 18, 16, 17 anni, una cosa del genere. Con i lavoretti da babysitter che facevo, mi ero messa da parte i soldi, mi ricordo che allora lo pagai 150.000 lire. Però mi piace tantissimo come è strutturato, praticamente qua. Ha una sezione per le tessere dove appunto vi ho detto tengo quelle che uso principalmente. Qui ha una chiusura dove insomma è un po' più sicuro e quindi dove tengo, che ne so, ci ho messo la patente, qualche soldino. Qua poi lo scomparto per i soldi, diciamo, di carta, qui per le monete. Ha poi anche vari scomparti laterali così. Qui ai lati, sempre comodi, e un altro scomparto qui dietro. Ne so, ci potete mettere qualche, ci si può mettere gli scontrini che sono da conservare ed è bellissimo. A me le cose di The Bridge piacciono tantissimo. Da una vita ho sempre voluto prendermi una borsa di The Bridge, ma costano uno scatafascio. In realtà ne ho una pagata pochissimo, l'ho pagata tipo neanche 50 euro. L'ho presa usata su Depop. E questo qui, quindi questo è il mio portafoglio che ho inserito appunto in quella tasca. Questo è tutto quello che io porto con me, sinceramente. E basta. Fatemi sapere che cosa ne pensate e scrivetemi i vostri commentini che io apprezzo sempre tantissimo. E ci vediamo niente al prossimo video. Un bacione, ciao amiche di trucco!